RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. Le cose belle non sempre sono costose ed impossibili. Scopri le offerte Mare Italia di Radio Vacanze in collaborazione con l'agenzia Viaggio e Vedo. Proposte uniche per le tue vacanze al mare per questa estate. Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e tantissime altre mete. Contattaci per scoprire tutte le offerte. Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. E bentornati nella terza parte. Mancano veramente poco, però insomma abbiamo ancora qualche minuto per parlare di Cagliari, che ne dici, zia? Perché poi abbiamo anche il grande Pierangelo Bertoli, cioè non si può chiudere una trasmissione senza Pierangelo Bertoli, insomma, voglio dire, non abbiamo parlato di Sardegna, abbiamo parlato di altre cose, insomma, ecco, via. Scusa, ma alla fine serata in effetti ci sta tutto. Vogliamo comunque spendere veramente una bella parola a questa artista, giusto? Devo dire che è stata la cantante pioniera della musica d'avanguardia degli anni. Sì, quindi, sì. Chapeau. Penso proprio di sì, e ha comunque dato una spinta, ma anche come femminilità, se te la ricordi bene, era qualcosa di... Certo, era fuori dagli schemi che negli anni successivi in realtà avrebbero predominato, quindi banalmente detto, molto magre, molto slanciata, eccetera. Juni Russo era proprio l'emblema invece della femminilità, con una musica decisamente energetica che travolgeva sia fisicamente che proprio con... Certo, tu non potevi non passare, no, inosservato, magari la sera, ecco, c'erano questi bar, no, con questi, c'erano ancora i jukebox allora, se permetti, esatto. E andavano così a palla proprio, cioè era stato, credo che sia l'82, può essere? Un'estate al mare, sì, credo, ma diciamo di sì. Che il suo trionfo in realtà fu anche questo, un trionfo del 68 al Festival di Sanremo. 68 addirittura. Del 68 fu il suo trionfo a Sanremo. Salute, pensa un po', ero io che me l'ho perso un pezzo. Ed è pure ancora una canzone che io personalmente sento davvero molto volentieri, per quanto non passata spesso in radio, neanche nelle radio più sentite ed ascoltate. Quindi è una delle cose che vorremmo fare in questo programma, ecco. Riascoltare, riallacciarci a quelli che sono i brani che hanno fatto la storia e che magari in questo momento non sentiamo più così spesso. Anche la storia, le storie estive. Allora, i nostri ascoltatori più giovani ci diranno: ben per forza siete dei Matusa, hai ragione, e dicono, siamo dei Matusa legati però alla tradizione. Beh, tradizione di luoghi e cose e personaggi. Sì, cose che come si dice, i sbarbati scoprono ora, no? Come dicevo. Faremo scoprire, speriamo. Ma come no, ma come no? Allora, intanto ancora musica datata. Vabbè, ma ce n'è, ecco, per dire, voglio suggerire un itinerario che parte appunto da Villanova, poi c'è il bastione di Saint-Fermi, parliamo sempre della Cagliari, anche se non sembra, perché tutti i nomi sono tra il francese e lo spagnolo. Allora, dicevamo, il bastione di Saint-Rémy, il palazzo di Valdès, piazza Margoniotti, che qui è il cuore proprio praticamente, via di San Giovanni, e ovviamente la chiesa di San Cesello, questo sicuramente riguarda quelli che facevano i scarpellini,
e via Garibaldi, ovviamente la piazza principale, piazza San Domenico, il chiostro, insomma ce n'è veramente fino ad arrivare a questa piazza principale, ma sono circa 2 ore di cammino, no? Voglio dire, ce n'è, perché poi questi punti vanno comunque, come posso dire, ti fermi, entri e guardi, ti porta via del tempo. Normalmente ci vogliono 2 ore, 2 ore e mezza per fare questo percorso, insomma, ecco via. Perciò altrimenti un altro percorso alternativo, magari, che può essere spezzato da un intermezzo così goliardico, può essere proprio la visita al quartiere storico del castello. Come no? Perché anche questo sorge proprio sulla sommità del Colle Calcareo. Si dice furono i Fenici a realizzare l'acropoli di Carrari ed è il primo nucleo della città di Cagliari. Quindi fondamentalmente, se volete partire davvero dalla storia, forse vi conviene cominciare dal castello e scendere poi su tutto quello che è il mondo cagliaritano. Non lo perdete anche questi sprazzi di vita, perché secondo me vivere anche il territorio significa anche quello, entrare dentro la vita di tutti i giorni, sentire i profumi, che magari per me non sono tanto profumi, ma chi ama il pesce, perché sicuramente pesce crudo anche lì se ne trova, che insomma, voglio dire, stanno a casa loro, ecco, ne vale la pena. Senti, io direi a questo punto di andare il nostro Pierangelo Bertoli e poi saluti e ci vediamo la prossima settimana. Continueremo a stare in Sardegna, vogliamo parlare del sud di Sassari, che ne pensi? Direi di sì, parliamo così, del sud, facciamo par condicio quelle due belle isolette di cui hai accennato tu, che è Carroforte e Sant'Antioco, posti scendendo da Sassari, scendendo per tutta quella che è la strada che porta alle due isolette, che poi lungo la Baia di Chia, quindi con diciamo un entroterra e delle spiagge che sono davvero passando per Porta Flavia, la città mineraria, il Sulcis, insomma, ce ne vorranno bene i nostri amici sardi. A cui veramente con tutto il cuore io gli mando un grosso saluto. Possiamo dire tutti e due insieme aio e viva la Sardegna. Ci vediamo e ci sentiamo ci sentiamo la prossima volta. Un abbraccio a te, a Gaudenzio e per tutti noi, Pierangelo Bertoli, eppure il vento soffia ancora. Ciao. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com. Vacanze. Pubblicità.